Le Iene, stasera conduce Madame, previsto anche un intervento di Giulia Salemi. Le Iene Show, Madame al fianco di Nicola Savino, presente anche Giulia Salemi. Grande puntata in vista, questa sera torna Le Iene Show, il fortissimo programma di Italia 1. Come al solito sarà Nicola Savino la presenza maschile al timone del format. Mentre insieme al conduttore ci sarà un amatissimo volto noto della musica italiana. Specialmente tra i più giovani, la bravissima Madame. Cantante e protagonista di grandi successi negli ultimi anni. La bravissima artista sarà infatti la donna che ruoterà intorno alla presenza fissa di Nicola Savino. Proseguendo di fatto l'alternanza che sta ormai caratterizzando questa edizione delle Iene Show. Madame sarà dunque la quinta conduttrice femminile designata. Ma oltre alla sua presenza è da evidenziare un'altra notizia che farà molto piacere ai più giovani. Parliamo di Giulia Salemi che sarà intercettata dalla Iena Nicolode De Vitis nel corso di un interessante servizio riguardante le foto ritoccate. L'arrivo di una nuova legge norvegese che tocca la questione. Le Iene Show, Madame emozionata prima del debutto, felice e grata per l'opportunità. Come di consueto nel corso della puntata odierna di Le Iene Show non mancheranno le storie forti e i racconti utili come spunti riflessivi. Nel programma con Nicola Savino conduttore questa sera assisteremo al racconto della ex compagna del camorrista napoletano Carmine Amoruso. Nicola Savino, conduttore fisso delle Iene Show avrà la possibilità di contare sul supporto di Madame, che non ha nascosto l'emozione. Sono molto felice e grata per questa nuova opportunità che mi vede condurre un programma culto della TV italiana. Si legge sul sito ufficiale delle Iene. Madame approda alle Iene Show, spero di far divertire e riflettere. Le Iene Show, che ha ricevuto la critica di un importante giornalista nei giorni scorsi. Questa sera punterà forte su Madame oltre a Nicola Savino e al solito supporto della Jalapas Band. La cantante ha espresso i propri desideri prima della puntata, spero di far divertire e riflettere.